Andiamo come sempre col filo di montaggio verso la curvatura. Dove andremo ad applicare un biot. Di oca con il bordo color nocciola, oca bianco sporco con il bordo color nocciola. Scendiamo ulteriormente, risaliamo ora uniformemente verso l'occhiello . Ora per cementare il successivo avvolgimento applicheremo una piccola quantità di colla sul fondo. In questo modo il biot sarà cementato, farà corpo unico e quindi diventerà meno delicato del solito. Andiamo ora ad eseguire la segmentazione. Che bloccheremo a questa altezza. Ora posizioneremo l'amo in questo modo ed andremo a bloccare nella parte posteriore delle lunghe fibre di cervo in questa maniera. Andiamo a togliere le eccedenze, facciamo in modo di averle tutte in questa direzione. Andremo ora a piazzare sopra
del forme. Andiamo a fissare il nostro forme che dovrà risultare esattamente perpendicolare con il tutto. Andiamo a togliere ciò che non serve e spianiamo il tutto. Ora applicheremo del polipropilene color nocciola. Una piccola quantità e lo andremo a distribuire su tutta la lunghezza. Ora piazzeremo�},     delle alucce grigie in punta decals nell'ordine. Effettueremo un paio di giri morbidi da questo lato e idem faremo da quest'altro lato. Andremo a farle scivolare lentamente in posizione. Operazione difficoltosa ma non impossibile. Una volta effettuato, andrà fissato il tutto energicamente. Andremo a piazzare ancora davanti a questo del poli, dell'ulteriore poli. Ora non faremo altro che rovesciare in avanti il nostro forme e fissarlo perfettamente in centro, come più e più volte abbiamo fatto e visto. Ora annodiamo
e con una goccia di collante confermeremo il tutto in modo definitivo. E dopo quest'ultimissima operazione abbiamo terminato. Grazie dell'attenzione, alla prossima occasione.